Sono venuto qua da lei perché faccio il bagno a Ottone e a Ottone mi dicono che c'è ancora questa discarica bucata di Torriglia che ha una storia particolare e in più manda percolato ed è bucata. La storia della discarica purtroppo è abbastanza contorta e diciamo molto negativa come vicenda, perché si inizia intorno alla metà degli anni 90, quando è stata sequestrata una prima volta una discarica che stava lì prima e a cui veniva dato fuoco, per cui Monte Prela, che è qui alle mie spalle, noi qui siamo a Donetta, dove nasce sia lo Scrivia che il Trebbia, comunque dal Monte Prela nasce il Trebbia, veniva regolarmente carbonizzato dal fatto che veniva dato fuoco ai rifiuti, per cui l'ex sindaco è stato addirittura condannato definitivamente per questa questione e su questa, diciamo, falsa riga, su questa onda emotiva del fatto che bruciare i rifiuti produceva comunque anche diossina, è stata purtroppo concepita questa discarica che sarebbe dovuta essere sulla ex cava della diga del Brugneto, cioè quindi la cava che ha dato il calcestruzzo alla diga del Brugneto, la sabbia per fare il calcestruzzo. Quindi noi vediamo a un certo punto, verso la fine degli anni 90, la discarica a pieno ritmo che importava rifiuti, quindi addirittura da Pieve Ligure, da Sori, da Montoggio, da Davagna, da posti che non c'entravano niente con Torriglia e che teoricamente, almeno secondo un famoso calendario che è stato fatto dall'imprenditore, diciamo, che stava costruendo questa discarica per conto del comune, che si chiama il signor Antichi, e doveva essere all'avanguardia in Europa. Fatto sta che non era all'avanguardia perché a un certo punto si è scoperto che dei liquami fuoriuscivano nel rio che si chiama già Trebbia, che sta esattamente sotto la discarica. Ecco, questi liquami, c'è stato qualcuno che ha detto beh adesso basta, oppure chi sono stati i protagonisti di questa, diciamo, rivincita contro i liquami? Allora, la faccenda del liquame è stata una cosa fortuita, perché prima di questa vicenda dello scoprire che la discarica era bucata, c'è stata una proposta da parte dell'amministrazione di Torriglia di fare una discarica a fianco a questa discarica di rifiuti solidi urbani di conglomerati di amianto, quindi una cosa abbastanza pericolosa in quanto comunque con la frantumazione, col movimento di questi conglomerati si sarebbe liberato in aria diciamo le sostanze asbestose che si sa, è noto, che non fanno tanto bene alla salute. Allora a un certo punto è stato fatto un comitato dall'allora lista che si candidava dell'ingegner Penco e con vari aiuti, diciamo, di quelli che per una volta la pensavano un attimino diversamente rispetto a questa politica delle discariche che, come ho detto prima, era già in vigore da parecchi anni e sembrava essere un po' così il futuro, il presente e il futuro di Torriglia, incredibile ma vero. Il fatto è che quindi ci siamo opposti a questa discarica di amianto, sono stati fatti degli incontri a livello pubblico, l'amministrazione comunque portava dalla sua il fatto che c'erano tanti edifici con le coperture d'amianto, per cui si rendeva necessaria questa discarica. In realtà noi avevamo fatto un censimento per cui c'era poche centinaia di metri quadri di tetti di amianto, Eternit più che amianto puro, perché l'Eternit è appunto l'amianto mista cemento, e quindi non era assolutamente giustificata l'operazione, perché sarebbe dovuto essere un volume pari, ora se non mi ricordo bene, due volte la lanterna di Genova di questi conglomerati di amianto come volume. Su questa, diciamo,
monitoraggio che è stato fatto per vedere se e come venivano impostati i lavori di questa discarica, se c'erano dei tecnici che andavano su a fare rilevamenti, eccetera, a un certo punto alcuni di noi si sono resi conto che appunto nel Trebbia uscivano dei liquami molto, molto scuri, che non erano certo acqua pulita, e da lì poi partì, diciamo, tutta la denuncia alla Procura della Repubblica, e quindi poi, diciamo, il fatto che questo comitato, che nel frattempo si era costituito, ha, diciamo, fatto questa lotta sia contro il conglomerato di amianto che anche contro la discarica, e addirittura contro il secondo lotto della discarica che a tutti i costi di nuovo volevano fare. Allora, non era più la discarica d'amianto, ma era il secondo lotto della discarica di rifiuti solidi urbani. Quindi, una volta accantonato l'amianto, perché effettivamente, se, insomma, diciamo che abbiamo dimostrato che non c'erano gli estremi per fare una cosa del genere, poi la strada anche presentava dei problemi con questi camion che sarebbero dovuti venire su carichi di questa sostanza. Ecco, una volta accantonata questa cosa, abbiamo dovuto poi in qualche modo affrontare il secondo lotto che era stato previsto e che noi, a livello proprio di causa civile, abbiamo sostenuto che non era una nuova discarica, ma che era sempre la vecchia discarica che veniva in qualche modo raddoppiata. Quindi, visto che la prima discarica perdeva sul fondo, probabilmente si era aperto un foro, un qualcosa per cui usciva questo percolato e andava a finire nel Trebbia, anche se fosse fatta la seconda parte della discarica, comunque non avrebbe benché minimamente risolto il problema, perché alla fine la falda era compromessa comunque.